L'amore rende l'impossibile possibile, rende luce ciò che è tenebra, fa fiorire i deserti. È uno dei passaggi dell'ultimo libro di Chiara Amirante, Dialogare con Dio, edito da PM. Nel volume la fondatrice e presidente della comunità Nuovi Orizzonti, impegnata in vari ambiti di disagio sociale, offre alcune preziose indicazioni per imparare l'arte di ascoltare e parlare con Dio. In questo libro ho cercato proprio di condividere quelle che per me sono state le scoperte fondamentali sulla preghiera del cuore, scoprire che davvero la preghiera ci dischiude orizzonti sempre nuovi, meravigliosi, di pace, di luce, di gioia, di pienezza di vita, e aver visto che però anche fra i cristiani il più delle volte viene vissuta un po' più come un dovere, il compitino per acquistare il buono paradiso, ma come qualcosa di faticoso, di pesante, non se ne sperimentano i frutti. Allora ho voluto un po' sintetizzare proprio per i ragazzi che arrivano in comunità, che partono da zero nella preghiera, quelli che sono i suggerimenti che il maestro dei maestri ci dà per imparare una preghiera che sia una preghiera vitale di dialogo con Cristo risorto e non una preghiera che si riduce a sterili monologhi o a ripetizione mnemonica di testi più o meno imparati a memoria. Spero che possa essere di aiuto, almeno tutti i ragazzi che hanno provato a fare questo percorso ne hanno sperimentato dei grandi frutti. Si basa tutto comunque sulla parola di Dio. Nel Vangelo è possibile trovare un percorso di guarigione del cuore. Nel corso dell'intervista Chiara Amirante ci ha raccontato l'opera della comunità Nuovi Orizzonti, che oggi conta tra l'altro 854 equip di servizio e 207 centri di accoglienza, formazione e orientamento, e di quanto siano numerosi i fronti umani bisognosi di una mano tesa, di una parola di misericordia. Riscoprire un Dio che è papino, che ci ama con tutte le nostre povertà, con tutte le fragilità, che misericordia, questa chiesa come ospedale da campo, che riscopre la sua vocazione di andare incontro agli ultimi, ai feriti della vita, per essere in qualche modo strumento di guarigione del cuore, grazie a questo amore risanante che Gesù è venuto a rivelarci. È un'urgenza assoluta, e l'urgenza assoluta sono anche tutte le sfide che oggi ci interpellano in prima persona, perché se pensiamo solo al mondo giovanile, l'80% dei ragazzi che noi incontriamo vivono situazioni di grave disagio, dall'abuso di sostanze, abuso di alcol, quindi ci sono tante sfide che ci interpellano, dalla sfida del disagio alla sfida della povertà, alla sfida ecologica, alla sfida di tante nuove malattie, di tante nuove povertà. E la misericordia, ecco, ci porta a uscire da quel egocentrismo, da quella modalità un po' narcisistica di cui tutti i giorni ci nutriamo, per essere attenti al grido del fratello e per cercare di dare una risposta a questo grido che, nel momento stesso che noi ci poniamo come risposta, riceviamo anche noi delle risposte, perché poi è dando che si riceve.